Buongiorno a tutti, benvenuti e bentrovati in un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi sono qua per discutere della dodicesima giornata di Wimbledon, finale femminile, pronostico sulla finale tra le donne, pronostico su chi vincerà, analisi della partita. Prima di passare al video di oggi, il mio invito è quello di iscrivervi al canale. In questo momento ci troviamo a 219 iscritti, forza con le iscrizioni, mi raccomando. Poi, dopo vi invito anche ad attivare la campanellina, così facendo ricevere della notifica per ogni video pubblicato sul canale. Dopo lasciate like, condividete il video ovviamente e commentate, facendomi sapere la vostra. Ragazzi, alla fine, nella finale ci sono arrivate loro due, lo sappiamo già, Vondrusova e Vondrusova, insomma, Vondrusova, mi piace più questo giù, questo Vondrusova, come lo dicono a Sky, quindi dirò Vondrusova, come dice anche Ljubicic. E ci sono arrivate, ci è arrivata dalla parte bassa di tabellone, quindi Vondrusova nella parte alta e Vondrusova. Sì, ciao, buonanotte Sogni d'Oro, ho capito che adesso sono oltre le tre, però lasciamo stare. Ci sono arrivati, le due finaliste ci sono arrivate, quindi dalla parte bassa di tabellone ci è arrivata Jabeur, parte alta invece Vondrusova. Questa è la finale, Vondrusova contro Ons Jabeur. Ragazzi, secondo me sarà una finale interessante. Per quanto parte favorita Jabeur, tornando alla finale di Wimbledon femminile, partiamo da quante volte si sono affrontate. Si sono affrontate 4 volte in carriera, gli scontri diretti parlano due pari con la Vondrusova che vince, ve lo dico subito. Eastbourne quest'anno la partita non si è giocata alla fine, a Indian Wells quest'anno ha vinto Vondrusova per 7-6-6-4, all'Australian Open ha sempre vinto Vondrusova 6-1, 5-7-6-1, Stoccarda dell'anno passato su terra battuta ha vinto Ons Jabeur per 4-6-6-2-6-3 e a Eastbourne ha vinto 6-3-7-6, poi vabbè l'ITF del 2016 non lo considero anche se la vinse Ons. Quindi gli scontri diretti sono due pari, però le ultime due partite sono andate alla Vondrusova che si imposta a Indian Wells e all'Australian Open, invece Stoccarda e Eastbourne, no, Stoccarda e, mannaggia a me, dormirei poco di fa perdere la M, sì, Stoccarda e Eastbourne, ci ho preso, invece Stoccarda e Eastbourne, secondo 2021, si era imposta Ons Jabeur, quindi terra, erba, scontri diretti 2-0 per Jabeur, invece sul cemento 2-0 per Vondrusova e lo scontro diretto sull'erba è andato alla tunisina. Ragazzi, la Vondrusova è una giocatrice che sicuramente mette in difficoltà Jabeur, parte favorita la tunisina, parte la favorita tunisina, però secondo me Vondrusova potrebbe mettere in seria difficoltà Ons. Ons per me, io onestamente non ho tifi, non ho preferenze, perché comunque sia non tifo nessuna delle due giocatrici, però se devo dire, percorso, insomma, tutte e due, grandissimo percorso, però magari, sì, ok, mi hai battuto Pegula e Svitolina, Svitolina la favola che non aveva mai, Svitolina ha giocato una sola finale Slam, credo, e poi in quarti di finale Pegula che non ha mai superato i quarti, che praticamente è l'incubo di Pegula, i quarti di finale Slam non riesce a superarli, però Jabeur ha battuto la campionessa uscente, la miglior giocatrice del 2023, quindi secondo me il percorso, poi ha battuto anche Kvitova in ottavi. Secondo me il percorso di Jabeur fino a qua è un percorso più complesso e probabilmente per questo prenderebbe di più Wimbledon, però ci sta una finale da giocare. Parte favorita secondo me Jabeur, le quote anche dicono questo, insomma la vittoria della Vondrusova pagata 2,88, 2,77, 2,80, 2,80, invece la vittoria di Jabeur 1,40, 1,45, su quello si basa la vittoria di Jabeur. Per quanto riguarda la quota, e sono d'accordo pure secondo me favorita Ons, però la partita non sarà una partita chiusa. Io vi dico che vedremo 3 set, per quanto ci sia la possibilità che si vada a 2 set, però io secondo me vedremo 3 set. Vedremo 3 set, 3 set nei quali mi aspetto che alla fine prevalga Jabeur perché vuole vincere questo grande slam. Sarebbe il primo grande slam per lei, per una giocatrice tunisina. Sappiamo tutto quello che c'è dietro la sua storia, sappiamo quanto lei ci tenga a ispirare le persone tunisine a giocare a tennis e in generale agli sport, quindi sappiamo come in Tunisia Jabeur sia popolare, come Jabeur sia Jabeur, cioè, e come Jabeur sia una fonte di ispirazione, sia letteralmente una fonte di ispirazione e sia una
grande modella, un'ambasciatrice anche per lo sport tunisino, no? E quindi ci sta tutta questa cosa dietro, ha sentito la pressione di questo nelle due finali Slam che ha giocato precedentemente sia a Wimbledon sia all'Open degli Stati Uniti, e adesso invece in questa partita arriva questa partita con due finali Slam giocate, e quindi questa esperienza è più sulle spalle e che sicuramente potrà aiutarla molto. D'altro canto, dall'altra parte abbiamo Vondroucova che non ha mai giocato una finale Slam. È la primissima finale Slam, però ragazzi, secondo me sarà una partita molto interessante, può mettere in difficoltà Jabeur. Come detto, Jabeur deve impostare sul suo gioco, discese a rete, svariate, dei bei colpi da erba, dei bei colpi vintage, delle belle palle corte, dei bei slice, dei bei cambi di profondità, bei cambi di altezza, di rotazione. Se riesce a fare tutte queste cose che alla fine è riuscito a fare molto bene con Sabalenka, che è riuscito a fare molto bene con Rybakina, che è riuscito a fare molto bene con Kvitova, allora c'è portiere che vincerà. Qualora invece la partita si dovesse impostare in modo più ritmato, con degli scambi incettati più, con degli scambi incettati maggiormente da fondo, allora a quel punto Vondroucova potrebbe trarne vantaggio. Però secondo me l'analisi mia personale è che magari assisteremo a una Jabeur che inizierà anche a rilento, come ha fatto nelle partite precedenti. Non dimentichiamoci che sia con Rybakina sia con Sabalenka si è trovata sotto di un set. Secondo me magari potremmo assistere a Ons che parte un po' a rilento, ma credo che assisteremo alla fine a un Ons vincitrice. Onestamente merita questo titolo Slam, merita per tutto quello che sta facendo nel tennis. È una giocatrice in crescita, una giocatrice fantastica da vedere. Secondo me sarà una finale molto interessante, come detto. Vedremo secondo me tre set. Io vi dico che la partita andrà per le lunghe, andrà al terzo set, al terzo decisivo set, però vi dico che questo terzo decisivo set alla fine a prevalere sarà Jabeur, perché comunque sia è la giocatrice che ha più esperienza, è la giocatrice che si è adatta meglio a questa superficie, è la giocatrice che ha uno stile di gioco più prono all'erba, e questo sicuramente sarà un fattore decisivo e un fattore che deciderà per l'appunto l'esito della finale femminile. Ci sono anche molti altri fattori in campo, c'è da vedere se si giocherà indoor o outdoor. Io oggi meteo, insomma, sentivo parlare, si dice che a Londra piova a tratti, quindi probabilmente conviene metterla indoor direttamente, passare la paura. Invece domenica la partita si giocherà outdoor, la finale maschile, ma della finale maschile ovviamente parleremo domani mattina alle ore 11. Ragazzi, per questo video è tutto, per questa mia analisi è tutto. Io vi dico che vincerà Ons Jabeur in 3 set, vi dico che vincerà per 5-7, 6-4, 6-1. Questo è il mio score, questo è il mio pronostico esatto. Vedo una Jabeur che partirà un po' a rilento come nelle ultime due partite, ma che alla fine riuscirà pian piano ad elevare il suo livello e riuscirà a portarsi a casa la vittoria e a vincere il primo titolo Slam della sua carriera in quel di Wimbledon. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, fatemi sapere il vostro pronostico. Ci vediamo, come sempre. Stasera, questo pomeriggio nottato con il video pronostico e analisi e sicuramente un video recap di questa finale. Grazie a tutti dell'immenso supporto. Come sempre, ci vediamo stasera e domani con un nuovo video. Da me è tutto. Ciao!